Buonasera da Giovanni Paristo, bentornati in spazio di approfondimento. Questa sera lo vogliamo dedicare al nuovo Museo Diocesano di Cremona. C'è attesa per l'inaugurazione annunciata per il 12 novembre e poi l'apertura al pubblico con ingresso gratuito il 13 novembre, che tra l'altro è proprio il giorno del Santo Patrono di Cremona. Allora, che cosa ci attende, che cosa potremo vedere in questo nuovo museo? Ripercorriamo anche un po' la storia che in qualche modo ha consentito poi la creazione di questo nuovo luogo di raccolta dell'arte. Lo facciamo con il nostro ospite, che assolutamente ringrazio, Don Gianluca Gagliardi. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Ricordo che Don Gianluca Gagliardi è responsabile dell'ufficio beni culturali e ecclesiastici della diocesi di Cremona. E allora, attesa per questa inaugurazione, dicevamo il 12 novembre sarà una giornata speciale, anche perché ci sarà appunto l'inaugurazione ufficiale con la celebrazione dei primi vespri di Sant'Omo Bono, presieduti dall'arcivescovo di Milano Delpini. Poi ci sarà appunto la presentazione del nuovo museo, che tra l'altro sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Poi il giorno dopo questa apertura appunto gratuita al pubblico, a tutti i cittadini, che naturalmente si devono prenotare perché ci sono le norme anti-Covid da rispettare, però insomma è giusto così. Sarà veramente un santo patrono quest'anno molto, molto speciale. Allora, Don Gianluca Gagliardi, beh, insomma, siamo tutti molto curiosi, no? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare sicuramente qualcosa di bello, sia per il contenitore, perché il museo si sviluppa nei locali del seminterrato del Palazzo Vescovile, che già di suo è un palazzo molto importante, nobile, tra i più nobili appunto della città, tra l'altro oggetto di restauro e di ristrutturazione, come i cremonesi possono vedere anche nelle sue facciate, su Via Platina, su Piazza Sant'Antonio Maria Zaccaria all'interno. E poi appunto il contenitore, dicevo, con le stanze molto curiose, perché erano le stanze di servizio. Quindi nella progettazione e proprio nei disegni di Faustino Rodi, che è l'autore del palazzo, sono indicate come la stanza della cucina, della ghiacciaia, che è sicuramente un luogo molto interessante, le gallerie di alloggio dei depositi e addirittura la pasticceria, così veniva chiamata nel Settecento, il luogo dove si mettevano le mani in pasta per fare appunto le varie pietanze. E all'interno ci sarà un percorso nelle 12 sale del museo, che sarà un percorso museologico molto molto interessante, con opere molto importanti. Ecco, tra l'altro noi questa sera, insomma, anche già queste immagini ci danno già una bella sensazione, insomma, anche della grande ristrutturazione e un intervento veramente prestigioso. Ricordiamo che alla base c'è una collaborazione tra la diocesi di Cremona e la fondazione Arvedi Buschini, e tra l'altro questo, dicevo, è un progetto di cui si parla concretamente dal 2015, anche se in realtà l'idea, leggevo, risale addirittura a quasi 30 anni fa, quando in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II l'allora vescovo Assi volle fare una mostra sulla storia della diocesi, e forse lì si è iniziato così, no, a pensare a questo museo. Sì, la storia dei musei diocesani a livello proprio nazionale è molto lunga, è centenaria, però l'idea di un museo, comunque di raccogliere in un unico posto le opere più significative della diocesi, è sicuramente ha come punto di riferimento la mostra che venne realizzata proprio nel 1992 per l'arrivo di Papa San Giovanni Paolo II, dove già alcune opere erano state esposte. Da lì l'intenzione, anche con Monsignor Franco Boltini, che era l'allora vicario generale, ma direi punto di riferimento della nostra storia dell'arte cristiana cremonese, avevano ipotizzato addirittura già di usare questi spazi del palazzo. E certo, il grande intervento, la grande disponibilità della Fondazione Arvedi Buschini ci ha consentito di approcciarci nel 2015 al progetto esecutivo, e quindi è da allora che grazie allo studio appunto Bianchi Palù si è potuto realizzare
questo museo. Ecco, si può dire che è un museo che naturalmente, dicevamo, nell'ambito di questo palazzo così prestigioso, si trova appunto nel seminterrato. È stata inserita anche l'utilizzo di tecnologia. Sì, ormai non possiamo appunto... non si può prescindere. Esatto, prescindere e rinunciare, sia per quanto riguarda il valore della tutela della conservazione, quindi tutta la questione dell'impiantistica, del microclima, assolutamente importante per la delicatezza delle opere, soprattutto le statue, lignee, le tavole, di cui ne abbiamo diverse molto, molto importanti, e per tutto il resto, anche l'orificeria e via di seguito. Quindi il controllo microclimatico non è una cosa da poco. Ma poi, ovvio, i musei, anche più storici, ormai hanno bisogno della tecnologia, dell'informatica, anche per la divulgazione, per la didattica. Mi piace appunto dire che in occasione dell'inaugurazione del museo inaugureremo anche internet del museo, che sarà sicuramente un secondo polo, potremmo dire così. Certo, e questo tra l'altro a proposito di poli e di attrattive del centro storico, questo museo si inserisce poi ovviamente nella stessa zona, alla cattedrale, al battistero, al museo verticale del Torrazzo, quindi insomma anche l'amministrazione comunale spera che insomma possa contribuire ad attrarre turisti e maggiore interesse nei confronti di Cremona. Sì, noi l'abbiamo voluto e pensato proprio non sganciato dalla realtà della cattedrale, anzi l'abbiamo proprio chiamato e lo stiamo chiamando polo culturale ecclesiastico del Duomo, innanzitutto della cattedrale, che è il nostro punto di riferimento, ma poi appunto il battistero, che già vede ormai da diverso tempo una raccolta museale delle pietre, fondamentalmente delle sculture del Duomo. E poi, lo ricordava bene, dal 2018 il Torrazzo, che è il simbolo della città di Cremona, al suo interno vede appunto questo museo verticale, che è un museo molto curioso, non solo nel nome e nello sviluppo verso la guglia del Torrazzo, ma anche al suo interno c'è la spiegazione dell'orologio astronomico, quindi una cosa non religiosa, ma sicuramente molto antropologica, molto umana, la lettura del tempo e il valore del tempo anche per l'uomo di ogni epoca. E quindi il museo lì vicino deve sicuramente dialogare. Quindi questo percorso insomma artistico che si apre a questo nuovo museo, dove potremo ammirare, come è stato accennato, ovviamente tavole, antiche mappe, gioielli di arte e fede provenienti dalla cattedrale, in deposito oppure in concessione dalle parrocchie, e così viene valorizzato un po' tutto il territorio diocesano. Tra l'altro trovano spazio anche il tesoro dei Visconti di Pizzighettone, leggevo, e la collezione d'arte sacra di Giovanni Arvedi e Luciana Buschini. È così? È proprio così, sì. Ci sono diverse sezioni all'interno di queste 12 sale. Raccontano sicuramente della cattedrale, ma il museo è diocesano, quindi vuole raccontare il territorio della diocesi di Cremona. Pertanto è stato chiesto alle varie parrocchie, non tutte ma alcune le più significative, di poter prestare, di concedere appunto in deposito alcune delle opere presenti nelle varie parrocchie, proprio per raccontare il territorio, che parte tra l'altro da una mappa interessante, che è la mappa, o meglio come la definisce Giulio Campi, che era dipinta nel 1577, il ritratto della diocesi, e fa vedere proprio tutto il percorso della nostra diocesi di pianura, che è appunto contenuta negli importanti fiumi, il Po, l'Adda, l'Oglio, il Serio, e da lì arrivano le diverse opere, tra cui il tesoro di Pizzighettone, che è una cosa molto, molto curiosa e molto interessante, che si vedrà in una sala interamente dedicata ai Visconti. E poi sì, la collezione di arte sacra della Fondazione Arvedi Buschini,
che anche questo è un valore sicuramente aggiunto al museo. Molto bene, abbiamo adesso anche la possibilità, grazie anche a Don Gianluca Gagliardi, di vedere così in anteprima qualche opera che verrà appunto conservata all'interno del nuovo Museo Diocesano, a partire da questa. Sì, le opere presenti all'inaugurazione saranno circa 130. Questa, ad esempio, è un'opera che viene dalla cattedrale ed era esposta fino a poco tempo fa, anche se poco visibile, non perfettamente illuminata, nel transetto nord della nostra cattedrale, ed è un'opera importante perché è un'opera di Boccaccio Boccaccino. E ci sono tre opere di Boccaccio Boccaccino, questo artista ferrarese ma presente a Cremona in maniera molto, molto significativa, basti pensare agli affreschi della navata centrale della cattedrale. E quest'opera è stata tra l'altro restaurata qualche anno fa proprio in previsione della sua esposizione al Museo Diocesano, ed era stata presentata alla cittadinanza, forse qualcuno si ricorda, nell'inizio del febbraio del 2016, con la presenza addirittura di Vittorio Sgarbi, che ne aveva raccontato un pochino la storia. Poi cosa possiamo vedere? Quest'altra? Quest'altra è un'opera importantissima, direi, ma davvero poco conosciuta all'interno del territorio cremonese, ma conosciuta invece dagli studiosi perché richiama fortemente, non si vede, il Caravaggio. In effetti il Battistello Caracciolo è un artista napoletano, e quindi è molto strano che sia a Cremona, o meglio a Vo' di Piadena, quindi viene dal territorio di Piadena, di Vo', e rappresenta appunto Gesù nel Getsemani, l'agonia di Gesù nel Getsemani, ed è un'opera davvero strepitosa anche questa. Direi che questo forse è uno dei pezzi forti che scopriamo appunto per la nostra diocesi. Un'altra anteprima, vediamo. Beh, questo è dall'altra parte della diocesi, Rivolta d'Adda. Anche questo è un presepio molto, molto importante, perché è un'opera dell'inizio del 400 di grande valore, ed è un bassorilievo molto bello che viene da una chiesa campestre appunto di Rivolta d'Adda. Benissimo, insomma ce ne sono veramente tante, c'è la possibilità di avere così qualche anticipazione, non so se è il caso di soffermarsi su tutte. Ritorniamo a Cremona, anche qua Boccaccio Boccaccino ancora, dalla chiesa di Sant'Agata, o meglio dalla parrocchia di Sant'Agata, non direttamente dalla chiesa, questa splendida tavola recentemente restaurata, molto malorata ma ritornata al suo splendore, che è la Sacra Famiglia con la Maddalena, volti splendidi, particolari, suggestivi, che il museo permetterà appunto di vedere in maniera diretta. E poi appunto il tesoro di Pizzighettone, fondamentalmente costituito da parte orafa ma soprattutto parte tessile. Questo è il paliotto dell'altare, appunto, con questa bellissima crocifissione, gli stemmi, ma ci si dovrebbe soffermare moltissimo su quel giardino splendido ai piedi dei tre soggetti. E tra l'altro questo è stato recentemente esposto a una mostra molto importante di arazzi e del tessile, addirittura al Castello di Trento, in una mostra di qualche anno fa. Ecco, poi abbiamo anche questa statua. Non può mancare il Bertesi, con questo Cristo risorto, che proviene questa volta invece dal nostro seminario. E quindi il Bertesi è un grande artista cremonese, originario di Soresina. Sarà un po' questo l'ultima opera proprio nel percorso museologico alla fine della Galleria dei Santi, proprio perché l'esposizione del museo non vuole essere né cronologica né diciamo così legata a un artista specifico, ma vuole raccontare la fede cristiana sul territorio, e quindi ci sarà un percorso museologico molto, anche su questo, molto interessante. Ecco, quindi non appunto pensato in ordine cronologico. Questa è la mappa del Campi, di cui abbiamo già parlato prima, che ci sarà modo di osservare più da vicino, ecco appunto, sì, anche con questo dettaglio. Ecco, questo? Beh, la parte di orificeria del museo
avrà pochi ma significativi pezzi. Questa è una bellissima croce in cristallo di rocca, anche questo recentemente restaurato grazie anche all'intervento di alcuni donatori, o meglio donatrici, e appartiene al capitolo della cattedrale. Interessante tutte le incisioni che ci sono appunto intorno a questa bellissima croce che accompagna in quasi maniera processionale il cammino verso l'altra grande croce della cattedrale che tutti hanno visto fino a poco tempo fa, fino a qualche settimana fa, collocata sempre nel transetto nord della cattedrale e che però era musealizzato all'interno della cattedrale, quindi rischiava un po' di essere messo un po' ai margini, invece qua si vuole valorizzare. E tra l'altro lei ha accennato appunto al fatto come siano state, molti di questi oggetti siano stati restaurati. E questo ci riporta anche a un'altra riflessione che è legata ai tempi che si sono un po' dilungati, no? per tutta una serie di intoppi inevitabili, poi c'è stato il Covid, insomma, quindi c'è stato tutto il tempo di preparare gli oggetti e di restaurarli, sì. Verrebbe da pensare. Sì, 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 è stato un lavoro appunto, restauro non si restaura un'opera d'arte in poco tempo, c'è bisogno di studiare, analizzare, approfondire e di conseguenza il tempo, certo, è cresciuta l'attesa, diciamo, certo. Intanto che appunto ci sono stati tutti i vari intoppi o i ritardi o comunque il tempo che è passato. Indubbiamente. Oh, e tra l'altro non ci si ferma qui, mi parrebbe di poter dire, perché abbiamo letto di nuovi finanziamenti in arrivo. Sì, il Palazzo Vescovile è davvero un palazzo molto grande, molto impegnativo, per certi utilizzato proprio perché era stato concepito con altre criteologie del 7-800 e pertanto si è pensato di poter ampliare e completare il percorso museale, dicevo attualmente fatto da 130 opere, però l'intenzione è quella di completarlo anche nel piano superiore, quello che è chiamato il piano nobile, che già di suo racconta a qualche cosa di importante e che va restaurato e che però poi potrebbe diventare luogo per mostre temporanee, per collocazione di altre opere. Ad esempio, adesso nell'apertura del museo manca tutta la sezione degli importanti arazzi della cattedrale, che sono dei gioielli, anche questi restaurati grazie a interventi di associazioni, di realtà appunto cremonesi, non tutti, mancano ancora alcuni, però insomma il desiderio è quello di poter esporre anche questo patrimonio. E quindi, oltre all'intervento appunto della Fondazione Arve di Buschini, abbiamo chiesto e ottenuto proprio anche dei finanziamenti con gli emblematici maggiori della Fondazione Cariplo. Esatto, la Fondazione Cariplo interverrà appunto, sì. Credo, con 1 milione di euro, se non ho letto male. Esatto. Ma lei conosce ovviamente molti altri siti museali, musei diocesani, eccetera. Secondo lei come si può collocare quello di Cremona? Beh, insomma, questa ipotetica classifica. No, direi che appunto, come le dicevo prima, dicevo un buon inizio. È un buon inizio, beh, sicuramente. Adesso non si può aprire un museo, certo, pensando a quelli che erano i criteri e gli standard del passato. Ormai la tecnologia, l'innovazione, l'attenzione per la conservazione e via di seguito devono essere alti. Noi, devo dire, abbiamo puntato molto in alto. Bene. Ecco, quindi è una sfida, è un impegno e insomma vogliamo essere ad alto livello, ecco. E io spero proprio che la gente rimanga meravigliata, stupita per tutto questo. E questo alto livello viene raggiunto anche grazie alla concessione da parte delle parrocchie di alcune opere. Ecco, si è parlato tanto della famosa tavola di Sant'Agata che insomma già all'inizio del 2020 ha fatto discutere perché insomma, i parrocchiani così avevano espresso la volontà di mantenere la tavola all'interno della chiesa di Sant'Agata, dicendo appunto che insomma viene ridotta così a un'opera d'arte e non più a un oggetto di culto. E poi adesso la tavola, tra l'altro da pochi giorni credo, è stata proprio ufficialmente trasferita nel museo, nella chiesa di Sant'Agata è esposta una copia.
E questo è, cosa vogliamo dire su questa vicenda? Ma sì, ma direi che certamente le parrocchie, molte si sono poste nell'attenzione del pensiero di realizzare un museo, quindi ben disposte ad essere anche rappresentate all'interno del percorso. È ovvio che dispiace sempre un pochino distaccarsi da qualche cosa per cui si è affezionati o si è abituati a vederla in un luogo e via di seguito. La discussione sulla tavola, ma su tutte le altre opere, sarebbe un pochino complessa e lunga, anche sulla criteriologia, sulla metodologia e sulla scelta. Noi abbiamo fatto una scelta proprio per esporre nel museo quello che ha un senso, dicevo, museologico, ma che rappresenta veramente il territorio. L'intenzione non è quella di sottrarla alla diocesi, alla parrocchia, ma di poterla appunto inserire in un percorso che va oltre la diocesi, perché non dimentichiamo che il museo, noi ci auguriamo, sarà visitato da tutti i turisti, certo, che a Cremona transiteranno. È quello che ci auguriamo, insomma, è un modo quindi anche per valorizzare la tavola di Sant'Agata e ovviamente tutte le altre opere che hanno trovato posto all'interno del nuovo museo diocesano. Vi ricordo l'apertura ufficiale al pubblico il 13 novembre in occasione del Santo Patrono di Cremona, con ingresso gratuito. Occorre prenotarsi, vi ricordo anche il numero, che è il 328 86 784. Don Gianluca Gagliardi, responsabile dell'ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi di Cremona, grazie per la sua collaborazione. Grazie a voi per l'ospitalità. Ci terrei a precisare due cose velocissime, che ormai siamo sold out proprio sul 13, ecco, ma abbiamo aperto il 14 anche, quindi sarà una notizia appunto che penso faccia piacere, perché vuol dire che c'è grande attesa, ma grande disponibilità da parte della diocesi di far sì che anche la domenica 14, e poi vi aspetto comunque appunto i cremonesi anche il 12 in cattedrale, come dicevo giustamente all'inizio, per la presenza dei primi vescovi con l'arcivescovo di Milano. E notizia che possiamo dare qua con piacere, ci sarà una lezione magistrale da parte della dottoressa Barbara Iatta, che è addirittura la direttrice dei Musei Vaticani. Credo che insomma iniziamo bene. Molto bene. Grazie Don Gagliardi, grazie a voi per la sua disponibilità, grazie a voi per averci seguito. Punto a capo, 19:40, Cremona 1, vi aspetto. Vedere questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.